Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Rudy Zlatan e partiamo subito con questo episodio molto carichi. Partiamo con l'allenamento e attenzione perché abbiamo preso tutti A, quello lo sappiamo, ma Rodrigo e Audero insieme salgono a 86, quindi entrambi continuano una crescita esponenziale ed è importante perché oggi siamo carichi, dobbiamo affrontare la Roma in una sfida fondamentale. Poi avremo anche altre due partite che sono importanti per noi, ma siamo nel mese di gennaio, quindi il calciomercato aperto, la possibilità di rinforzare la squadra, quindi è aperta, come si dice. Ma il discorso è che nelle ultime settimane abbiamo faticato, ci siamo un po' distanziati dalla Champions, che adesso è a 10 punti. Anche l'Europa League è distante 7, quindi comunque dobbiamo ripartire il più presto possibile. Per farlo, naturalmente, andremo prima a giocare la partita contro la Roma, poi abbiamo la Coppa Italia, che rimane comunque un obiettivo, visto che fino adesso non abbiamo mai superato i quarti di finale, dobbiamo affrontare il Cagliari negli ottavi, e poi abbiamo Bologna e Verona, che noi naturalmente cercheremo di vincere come partite per poter continuare la nostra corsa per la Champions. La vogliamo, la vogliono i nostri giocatori, però ce la dobbiamo conquistare sul campo. Siamo pronti? Dita incrociate e forza Chievo. Buonasera a tutti dallo stadio Marcantonio Bentegodi, Chievo-Verona contro Roma, 18ª giornata di Serie A, una sfida importante di cartello. E ora Spinazzola può spingere a sinistra, Izzo si alza per andarlo a chiudere, Spinazzola, uno sguardo al centro e Bastoni, però te lo sei perso ancora. Ma te lo sei perso ancora. Un uomo c'è, uno. Ti fai anticipare e sono tre cross che ti fai anticipare. Da quella partita con il Cagliari, Wilson di sinistro anticipa Audero, ma soprattutto anticipa Bastoni. E c'è il gol della Roma. Cosa stai coprendo? Il palo. Copri il palo, copri. Roma avanti 1-0 al 31esimo, il quarto gol in Serie A per Callum Wilson. Chievo adesso che deve rialzarsi, non sarà facile, non abbiamo creato ancora nessun pericolo tangibile per la porta della Roma. Poi Kennedy recupera in qualche modo, bravo Kennedy a recuperare, può puntare l'area di rigore, occhio perché dentro c'è anche Paredes sul secondo palo, c'è anche Scamacca, pallone per lui, anticipato Scamacca. Vabbè, ma che dobbiamo fare qua, oh? Ok, Rodrigo adesso passa in area di rigore, ancora Rodrigo va sul destro e poi si allunga la sfera. Kennedy che fa ripartire Fosu Mensah, occhio al contropiede del Chievo, con Fosu Mensah, dentro c'è Scamacca, pallone per lui, ha preso velocità Scamacca, occhio perché è un 2 contro 2, Scamacca in aria, Scamacca, può andare col destro Paolo Lopez. Rodrigo non mi ha fatto il movimento giusto, non ho potuto servirlo, sarebbe stato un gol facile facile. Movimento di Orsolini, lo cerca Fosu Mensah, splendida l'idea, Orsolini taglia verso il centro, Orsolini la mette male, peccato, calcio d'angolo, trova Rodrigo davanti a lui, quindi Paredes, la porta, movimento di Rodrigo, può andare in profondità, Rodrigo se l'allunga, lo insegue Gilbert, ma prova ad andare verso la porta, Rodrigo, una finta, rientra sul destro, Rodrigo ha tutto il tempo di calciare. Fuori però, fa salire poi Berenguer, movimento di Doku, splendido il pallone per lui, occhio ai blocchi dentro, Doku prende la linea di fondo, attaccato, ma non ci credo. Ma perché non caschi? Ti ha steso, ok che noi non lo segniamo mai rigore, ma ti ha steso. Capisce tutto Rodrigo, può far partire Doku, dalla parte opposta c'è Orsolini. Servito, buono lo stop, occhio Orsolini, in area di rigore Orsolini, Paolo Lopez, la ripresa, poi Rodrigo prova a girarsi, va da Paredes, la tocca per Doku, Doku col sinistro, la parata ancora di Paolo Lopez in due tempi, non vuole entrare, non vuole entrare, non vuole entrare questo pallone. Dentro Wilson, 2-0, 2-0. Siamo sotto 2-0, la Roma ci batte in casa e questo è un brutto, brutto risultato per noi perché il campionato adesso diventa complicatissimo, complicatissimo, figlio di un momento tosto,
se vediamo le statistiche, non sembra che abbiamo creato così tanto, ma in realtà ci sono state tante situazioni che non hanno portato al tiro, ma che erano situazioni vere da gol e noi abbiamo fallito. Dobbiamo rimettere insieme i cocci. Purtroppo, ragazzi, è andata come è andata. L'abbiamo visto tutti e non siamo di certo contenti per come sta rendendo la nostra squadra in questo momento. Però è anche vero che il calcio è così. A volte ci sono momenti bellissimi dove le vinci tutte e sei sul tetto del mondo. A volte ci sono momenti come questo dove non ti riesce nulla e sei praticamente una pippa sul baratro. Ma comunque, detto ciò, noi non ci dobbiamo far prendere dall'emozione, non ci dobbiamo far prendere dalla tristezza, ma abbiamo subito una possibilità per rialzarci. Abbiamo gli ottavi di finale contro il Cagliari, giochiamo in casa, Cagliari che ci ha appena battuto mentre arriva un'offerta dell'Huddersfield per Giovanni Ferrari. Questo vuol dire che abbiamo la chance di vendicarci. Duncan adesso ha cercato Orsolini, che prova a salire, torna da Marega, attaccato alle spalle, tiene con il fisico Marega, prende velocità, attende poi Kennedy, prova a servirlo, occhio a Kennedy che rientra sul mancino, cerca il cross per Orsolini che con una torsione trova il gol del vantaggio del Chievo, 1-0 al decimo minuto con il gol del numero 7, grande escluso nella partita contro la Roma, viene messo titolare in Coppa Italia e lui ripaga subito timbrando il cartellino dopo appena 9 minuti e 40 di gioco. Qui la giocata di Kennedy che sterza fintando il cross con il destro, lo mette dentro con il sinistro e alla fine una torsione bellissima di Orsolini che batte il portiere abbastanza colpevole, anche perché aveva un calciatore davanti che gli copriva la visuale. Si fa vedere Obiakov, movimento centralmente, bella Kochap chiude, ma il pallone è ancora in possesso del Cagliari, poi bella Kochap capisce tutto e poi regala il pallone a Obiakov, attenzione, gol, bella Kochap, un passaggio di sinistra, non sto dicendo di farlo perfetto, ma nemmeno di lasciarla lì, di cascare sul pallone. Quindi il Cagliari pareggia per questa incertezza di bella Kochap, che effettivamente ha fatto una torsione che non avrebbe dovuto fare, però di certo poteva fare meglio di così. Farias fa 1-1 quando siamo al 37esimo minuto, ritorna tutto in parità. Occhio a Kennedy, ha saltato netto un avversario, ancora Kennedy, l'alza per Marega anticipato, poi Orsolini ritenta una rovesciata, stavolta Vicario non si fa sorprendere. Attende l'arrivo di Vignato Marega, che adesso prova ad attaccare la profondità. Vignato l'ha visto, prova a servirlo sul secondo, chiude tutto Klavan. Calcio d'angolo, può andare il Chievo dalla bandierina. Cross al centro Marega! Come si fa a sbagliare un gol del genere? Occhio a Tripaldelli, Rodrigo si fa vedere, pallone per lui, lo tiene in campo Rodrigo, Pinna lo insegue, ma Rodrigo è fresco, appena entrato, può andare verso la porta. Rodrigo, una finta, la mette sul secondo, Marega anticipato, in spaccata da Miangue. Che intervento ha fatto? Ma che intervento ha fatto? Marega prova ad andare via, calcio di punizione, da qui possiamo essere pericolosi. Ultima occasione dei tempi regolamentari. Parte Rodrigo, Vicario, anch'io da lì, e quindi avremo bisogno dei tempi supplementari per decidere chi passerà ai quarti di finale di Coppa Italia. Occhio a Lum, si torna da Birindelli, dentro per Vignato che prova a girarsi, Vignato prende il fondo, uno sguardo al centro, prova il cross, attaccato, calcio di rigore, calcio di rigore, la scivolata di Cepitelli dritta sull'uomo. Occasionissima per noi, ne abbiamo sbagliati due negli ultimi due calci di rigore battuti. Vediamo se oggi riusciremo a trovare la rete. Ho fatto il verde, eh? La para Vicario con Marega che non tira, angolatissimo. Cepitelli, ancora Cagliari che prova a risalire con Miangue, Marega capito tutto, va dentro da Paredes, vuole il movimento
profondo dei compagni. Poi si appoggia invece a Lum. Si torna dentro da Paredes. Movimento di Lum. Si fa vedere Scamacca. Occhio a lui. Attaccato da Cepitelli, riesce a girarsi. Scamacca in area di rigore! Gianluca! Scamacca! Sembrava la stessa partita che abbiamo fatto con il Sassuolo lo scorso anno, con una differenza per ora, che almeno siamo andati in vantaggio. Mamma mia, sembrava impossibile segnare, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo avuto anche un calcio di rigore che è diventata la nostra vera e propria maledizione, per questo non ci posso arrivare in una partita del genere da dentro e fuori, per questo serviva un gol e per questo abbiamo messo Scamacca. Che lo ha fatto come meglio sa fare, ha mandato a spasso Cepitelli e poi con un destro potentissimo ha battuto Vicario sul palo lontano 1, no, 2-1 per il Chievo. Ma l'importante è che siamo 1 avanti e dobbiamo tenere quando mancano 11 minuti alla fine. Prova il rinvio e finisce qui, con fatica, ma alla fine passiamo noi ai quarti di finale. Il Cagliari è veramente un osso duro, è veramente tosto da superare. L'abbiamo visto in campionato dove ci hanno battuto 2-1 e lo abbiamo visto quest'oggi che con un pizzico di sfortuna noi alla fine siamo stati costretti ad arrivare fino al 120esimo per passare il turno. Ma per fortuna abbiamo evitato i calci di rigore perché sennò non so come si metteva. E allora siamo passati negli ottavi di Coppa Italia. Questa è una notizia importante e positiva, però la notizia brutta e negativa è che siamo a 13 punti dalla Champions in questo momento, perché abbiamo perso con la Roma e quindi siamo rimasti a quota 27. La Lazio ha vinto, è andata a 40, sono 13 punti che ci distanziano da loro, sono 10 punti che ci distanziano dall'Europa League. Il campionato è lungo, tutto quello che volete, però dopo la partita col Bologna finisce il primo girone e noi comunque siamo lontani. È meglio ricominciare a correre e farlo il prima possibile. Hai fatto una partita pessima, bella Gochap. Mamma mia, mamma mia. Partita pessima. La tua come un po' bastoni sta facendo ultimamente. Giochiamo con Denzville titolare al posto di Bastoni, che ultimamente non sta facendo benissimo. Birindelli a destra al posto di Fosu Mensah. E dopodiché rimaniamo tutti così, i titolari, senza cambiare nulla. Ci portiamo Marega. Ci portiamo anche Bastoni per Bella Gociap e ci portiamo Lum, che è il primo cambio per il centrocampo. Poi Orsolini, Vignato, sbaglia il tocco per Paredes, quindi Okonkwo può ripartire. Scivolata sbagliata da Berenguer, Okonkwo, il tacco all'indietro, pallone in aria, Audero. Poi Denzville, pressing del Bologna. Si salva il Chievo, occhio a Paredes, ha visto il movimento di Rodrigo, pallone non splendido, ma alla fine efficace. Rodrigo può puntare addirittura all'area di rigore, la porta, Rodrigo in aria! Non colpisce benissimo, ma batte il portiere Skorupski. Siamo in vantaggio al 13° minuto con il gol del 19, che ha fatto una galoppata terribile alle spalle di Tomiyasu, ma qui il Bologna è molto colpevole perché ci stanno pressando altissimi, ma ci permettono anche di andare in velocità con le nostre ali. E qui il gol di sinistro di Rodrigo, che non ha colpito benissimo, ma è stato il classico tiro che non la colpisci bene e quindi la colpisci benissimo. Avete capito? Avete capito? Non avete capito. Però 1-0 al 13° con il sesto centro in Serie A per Rodrigo. Sansone gioca dentro questo pallone, Schuden trova poi Funes Mori che prova a puntare, occhio dentro Kunku! È durato 2 minuti il vantaggio del Chievo, il Bologna ha già pareggiato ed equilibrato il match con il gol di Okonkwo, Okonkwo, come cazzo ti chiami? Al 15° primo gol in Serie A, aspettava noi naturalmente Okonkwo per fare il suo primo centro nella massima competizione italiana. Occhio a Vignato, va da Berenguer, i blocchi dentro, movimento di Scamacca, Berenguer una finta, prova a metterla per l'arrivo di Benassi, ma che parata ha fatto Skorupski. Poi Fernando prova a puntare, occhio a Denzville che non gli sta dietro. È lento Denzville,
Quindi Fernando può andare fino in fondo, uno sguardo al centro, cross 2-1. Siamo sotto 2-1. Adesso io qualcosa mi devo inventare. Insieme a Marega, in difesa Danceville, Birindelli, Izzo. A destra buttiamo Doku. Speriamo naturalmente di riuscire a dare una sterzata a questa partita, che adesso ci vede sotto addirittura, dopo essere andati in vantaggio. Fernando chiede l'1-2, lo chiude. Ancora Fernando, all'indietro. Sempre lui, il numero 39, trova Pereiro. Va a prendere Danceville, cross che arriva sul secondo, Vignato tocca. Poi Benassi, pallone in aria. Danceville riesce a calciare. Doku ha preso velocità, occhio a Doku, attaccato alle spalle, entra in area di rigore, Doku l'alza, Marega! Marega! Prendi sto pallone, andiamo! Al 75esimo, accorcia, anzi pareggia il Chievo, accorcia perché per noi solo la vittoria vale, quindi siamo a un gol dalla vittoria. Con il colpo di testa di Marega, facile per uno come lui, anche se ha ricevuto una testata praticamente da Tomiyasu e quindi il pallone è andato piano piano, servito da Doku, ha messo dentro il gol numero 3 in questa Serie A. Adesso dobbiamo spingere per cercare la vittoria. Occhio perché Doku è solo a destra, viene servito ancora alle spalle del terzino. Doku prende il fondo, prova a crossare, ma Marega centrale. Occhio a Marega, fa salire Vignato, che può andare ancora. Dentro ci sono i compagni. Vignato, Vignato, l'alza. Skorupski l'ha toccata. Vaffanculo. Di prima per Benassi. Occhio a Benassi. Benassi. Dentro c'è Scamacca. La tocca. Allontana il Bologna. Vai fuori subito sta palla, perché non vai fuori? E finisce qui. Non ci voglio credere, ragazzi. Un'altra partita senza vittorie. Un'altra partita senza vincere. Sono deluso, sono molto molto deluso e amareggiato, anche perché la Lazio ha perso, l'Atalanta aveva pareggiato, poteva essere un motivo e un momento di rilancio. Ci dobbiamo inventare qualcosa al più presto, dobbiamo tornare a vincere. Campionato che quindi sta andando direi male in questo momento. È vero che le prime tre le abbiamo perse tutte, quindi magari avendo fatto, non lo so, tipo 6 punti, stavi già a 34, che ti portava a 7 punti della Champions League, quindi non è che stiamo andando poi così male. Però la realtà, la classifica di adesso, ti dice che sei a meno 13 dalla Champions e sei a meno 12 dall'Europa League. E questo, francamente, non va bene. Adesso, nella prossima puntata, abbiamo la possibilità di rialzarci. È uscito il sorteggio di Coppa Italia, quarti di finale contro la Lazio. Abbiamo Hellas, Lazio e Atalanta prima di iniziare il mese di febbraio, dove inizia poi con il Milan, che è primo in classifica. Finirà il calciomercato, consigliatemi qua sotto se volete migliorare una parte della rosa, se pensate che non sia adatta, se volete dare delle soluzioni per questo Chievo che in questo momento non le trova. Lottare tanto, mollare mai, crederci sempre, questo lo porteremo avanti fino alla fine. Speriamo naturalmente di rialzarci il prima possibile. Io vi mando un grosso bacione, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Sick of all these lies, don't care if I capsize.